podcast di Edicom TV, appuntamento dedicato alla corretta informazione sulle vendite giudiziarie. Avremo il piacere di intraprendere insieme un percorso informativo che ci guiderà nel mondo delle aste giudiziarie. Come è noto, ormai da qualche anno si parla di crisi economica. In Italia l'investimento nel mattone continua a essere tradizionalmente il preferito dalle imprese e dalle famiglie. In effetti, la crisi economica degli ultimi tempi ha riguardato anche il mercato immobiliare, che ha risentito di una forte riduzione del numero di compravendite, nonché di una riduzione dei prezzi. Il 2010 è stato infine un anno riflessivo, che ha segnato nella sua fase finale un lieve incremento della domanda. In un contesto sfavorevole per il mercato immobiliare, le vendite degli immobili all'asta hanno avuto, al contrario, un risvolto positivo. Fino a pochi anni fa il mercato delle aste era quasi esclusivamente conosciuto dagli esperti del settore. Oggi invece la maggior parte dei tribunali italiani hanno la possibilità di utilizzare, oltre alle forme di pubblicità obbligatoria, nuove forme di pubblicità commerciali, rendendo il mercato delle vendite giudiziarie accessibile a tutti. Lo scenario immobiliare dunque si allarga, prospettando così nuove ed interessanti opportunità di investimento. L'offerta è varia, infatti comprende tutte le tipologie di immobili, a partire da quelle ad uso agricolo o edificatorio, ai complessi residenziali, locali commerciali, uffici, capannoni artigianali ed industriali, garage e box auto. Grazie ai siti internet di settore riconosciuti dal Ministero di Giustizia è possibile visionare gli immobili all'asta su tutto il territorio nazionale. Su questi siti, infatti, vengono pubblicate le fotografie e la documentazione tecnica degli immobili in vendita. Il sito asteannunci.it, inoltre, ove disponibile, propone anche i video degli immobili e il numero verde gratuito che vedete in sovraimpressione, 800 630 663, è molto utile per reperire le informazioni preliminari che però, ricordiamo, andranno sempre approfondite con il custode o con gli incaricati della cancelleria. Con pochi semplici accorgimenti, l'acquisto di un immobile presso il tribunale sarà effettuato in totale sicurezza e trasparenza. Chi acquista all'asta potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali prima casa, ma non dovrà pagare nulla per le spese di perizia, di mediazione ed oneri notarili. L'obiettivo della nostra trasmissione è quello di dare l'opportunità a tutti i nostri telespettatori di poter accedere a una vendita immobiliare un po' diversa da quella tradizionale, che però non tutti conoscono, dove si può acquistare per esempio una casa, un negozio, un terreno a prezzi veramente concorrenziali. Iniziamo la nostra puntata di oggi illustrando brevemente in modo semplificato che cosa sono le vendite giudiziarie immobiliari, chiarendo alcune semplici nozioni di base importanti per la partecipazione. Maurizio, che cosa sono le vendite giudiziarie? Beh, innanzitutto dobbiamo chiarire che le vendite giudiziarie derivano da procedure attivate presso i tribunali al fine di ricavare determinate somme di denaro dalla vendita di compendi immobiliari per soddisfare i creditori. In parole semplici potremmo dire che l'asta giudiziaria è quello strumento utilizzato dai tribunali al fine di vendere in maniera forzata gli immobili per soddisfare i creditori. Esatto, e per garantire l'assoluta trasparenza e imparzialità di questa modalità di vendita, la legge prevede che le aste si svolgano secondo il criterio della gara al miglior offerente. E quali sono i lati positivi di questa tipologia di vendita? Iniziamo col dire che tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie con esclusione dell'esecutato o del fallito. Non occorre l'assistenza di un legale o altro professionista. Oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali, IVA o imposta di registro, con le agevolazioni di legge, prima casa, imprenditore agricolo. La vendita non è gravata di oneri notarili o di mediazione e l'acquisto è sicuro in quanto il trasferimento dell'immobile viene ordinato dal tribunale. Bene, queste notizie sono molto rassicuranti, ma dove si svolgono le aste? Beh, le aste si possono tenere presso le aule del tribunale o presso lo studio di un professionista delegato. Sì, a seguito della riforma infatti il giudice può delegare le operazioni di vendita ad alcuni professionisti, come avvocati, notai e commercialisti. E chi valuta gli immobili che vengono messi all'asta? Il valore degli immobili viene determinato da un esperto appositamente incaricato dal giudice e utilizzato per determinare il prezzo base d'asta, ossia la base minima di partenza della gara. Tutte le informazioni sull'immobile in vendita sono contenute nella consulenza tecnica d'ufficio, detta in gergo CTU. Le aste giudiziarie si dividono in due tipologie, le vendite senza incanto e le vendite con incanto. Partiamo pure dalla vendita senza incanto e vediamo dalle slide come si svolgono. La partecipazione è estesa a chiunque, tranne al debitore. Offerta è presentata in busta chiusa entro la data ed orario indicati in ordinanza di vendita. Presentare la domanda di partecipazione presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale o ufficio del professionista in caso di delega, notaio, commercialista o avvocato. L'offerta è segreta ed irrevocabile.
In caso di più offerenti, si procede con la gara partendo dall'offerta più alta e con i rilanci minimi indicati in ordinanza. In caso di aggiudicazione, questa è immediatamente definitiva. Bene, ma la vendita con incanto? Beh, anche in questa ultima occasione la partecipazione è estesa a tutti tranne al debitore. Ma vediamo le slide. La partecipazione è estesa a chiunque, tranne al debitore. Offerte presentate con un'istanza in carta da bollo da euro 14,62, entro la data ed orario indicati in ordinanza di vendita. Presentare la domanda di partecipazione presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale o Ufficio del Professionista in caso di delega, notaio, commercialista o avvocato. L'offerta non è segreta. In caso vi sia un solo offerente e questi non si presenti all'udienza di gara, viene perso un decimo della cauzione versata. L'aggiudicazione non è definitiva. Possono infatti presentarsi nuovi offerenti nel caso in cui si presentino entro 10 giorni dall'aggiudicazione provvisoria. La nuova offerta sia superiore di un quinto del prezzo massimo raggiunto in gara. Venga versata una cauzione doppia di quella originariamente stabilita nella prima gara. Bene, queste erano le nostre slide, ma Vera, se le offerte non rispettano i requisiti? Sono inammissibili, infatti l'aggiudicazione della prima gara diventerà definitiva. In caso di correttezza di una o più delle offerte dei nuovi offerenti, il giudice dovrà provvedere ad indire una nuova gara alla quale parteciperanno l'aggiudicatario provvisorio e i nuovi offerenti. Questa nuova gara è aperta anche ai partecipanti della prima gara, purché provvedano ad integrare le cauzioni prima versate. Inoltre occorre precisare che la gara in aumento non costituisce il proseguimento dell'incanto ormai concluso, ma una nuova fase procedurale che si svolgerà come la vendita senza incanto. Inoltre, se i nuovi offerenti non partecipano alla gara, perdono la cauzione versata. E se l'offerente non vuole o non può partecipare personalmente all'asta? Beh, se così fosse, potrà dare incarico con procura speciale ad un avvocato, e in questo caso è lui a partecipare all'asta dell'interesse di una persona che si riserva di nominare dopo l'aggiudicazione. Una volta aggiudicato l'immobile, la proprietà, come già anticipato, è trasferita dal giudice dopo il versamento del saldo prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del tribunale e di tutte le ipoteche e pignoramenti ne viene ordinata la cancellazione. Le spese occorrenti per la cancellazione, a seconda del tribunale di competenza, possono essere o a carico della procedura o a carico dell'acquirente. Per gli immobili occupati dai debitori o senza o titolo opponibile alla procedura, ne viene ordinata l'immediata liberazione. Come si partecipa ad un'asta? Questo argomento lo approfondiremo nelle prossime puntate, ma per ora possiamo anticipare che è consentita la partecipazione alle vendite a tutti i soggetti che abbiano rispettato nei termini previsti dal bando alcune formalità. In particolare è necessario presentare una semplice domanda in carta da bollo presso la cancelleria del tribunale o presso lo studio del professionista delegato entro il giorno precedente alla data dell'asta, accompagnata da un deposito cauzionale con assegno circolare non trasferibile, di importo indicato del bando d'asta. Nel caso in cui non viene assegnato il bene, gli assegni sono immediatamente restituiti. Un saluto da Vera Sant'Agata e Maurizio Gagliardo. Arrivederci su Canale Aste.